Non c'è tempo per leccarsi le ferite, le partite sono tante e sono tutte buone per muovere la brace, reagire e tornare sul pezzo magari, tirando fuori l'orgoglio. Trastevere Boreale, Serie D, sesta giornata, un'altra possibile Sliding Doors a raccontarvela dal Trastevere Stadium, Gaetano Vitale. Oltre i due sul punto di battuta è tutta lì la Boreale. Eccolo il pallone al centro, girata col destro. Non c'è però uno scarico veloce, anzi sì, palla al massimo. C'è Alonzi che chiama palla, la pizzica Mastro Pietro, palla buona per Alonzi che controlla benissimo, forse davanti al portiere, non ha spazio per tirare, se lo crea adesso! Festeggia al meglio il compleanno Federico Alonzi, è tornato il bomber, Trastevere avanti, 1-0. Pronto il destro ad uscire di Daniele Crescenzo, movimento di Trasciani, uno dei principali problemi, e poi il colpo di testa invece di Santo Vito, sembrava dentro. Tornando i compagni, ma era un po' messa male la difesa. San Martino, zona cross, bello il mancino a centro, Cardillo! E Semprini l'ha tenuta fuori! Parata strepitosa di Emanuele Semprini. A maggio 2016, proprio nel 3-1 contro il Trastevere. Eccolo ancora Cardillo, a centro aria, stoppa col destro, calcia col sinistro, ipnotizza il numero 9 Semprini. Forse fallo su Massimo, ma si gioca Rosati. Crescenzo di prima, Galofaro trova il pallone dopo un po' in cui non si era visto, palla per Mastro Pietro Ferramisco! Fischia l'arbitro, parte ancora San Martino col cross, ancora verso Cardillo, ancora sul primo palo e ancora c'è Semprini. Aspetta un attimo, Semprini guadagna qualche istante e poi palla lunga. Mastro Pietro prende posizione, riesce forse a liberarsi col mancino, gran conclusione sul primo. In questa stagione 10 anni di permanenza alla Boreale. Tanto Crescenzo ha recuperato e prova anche a imbastire un'azione offensiva servendo Alonzi che porta avanti col ginocchio, può calciare col destro e la sua giornata festeggia nuovamente così, doppia candelina, i 27 li festeggia con la doppietta, va da Mister Cioci, lo va ad abbracciare. Alla fine però Galofaro se lo mangia, tacco di Mastro Pietro, l'ha lanciato lo stesso Galofaro, ma la palla se l'è presa Alonzi, dentro Mastro Pietro, vediamo la scelta del 9 che va proprio dall'11, che non la prende piena, allora Pandimiglio insiste servendo Calderoni. Apertura di Massimo in zona Caceiro, isolato a sinistra, può puntare Pasquire, rientra, fa calciare, golasso di Ignazio Caceiro, la fa girare e la mette proprio lì, dove non può mai arrivare Corriere, cala il tris il Trastevere. Di più appunto del contropiede, mentre Massimo vorrebbe lanciare Caceiro, Casavecchia è praticamente perfetto con uno stop difficilissimo, mentre c'è un erroraccio di Buccioni, Caceiro se lo mangia, Crescenzo davanti a Corriere, la piazza con paratona di Corriere, poi Sebastiani! È tutto buono, la bandierina è giù, sono due, in due partite per il 20, cala anche il poker il Trastevere. Ed è questo l'ultimo frame di Trastevere Boreale che si chiude con una vittoria sicura, decisa, convinta, anche bella del Trastevere che esattamente come nell'esordio con la Romana torna a segnare 4 gol in casa e vince la prima partita del suo campionato.